Uè, il DDL Zan continua ad annaspare in Parlamento, ostacolato da quelle forze politiche che hanno provato, ad esempio, a farlo passare come incostituzionale oppure a sospenderne la discussione con delle motivazioni che definirei un pelino discutibili, tipo ad esempio la necessità impellente di trovare un'intesa con la Chiesa Cattolica, ma anche con gli evangelisti e con i mormoni. E se pensate che stia dicendo cazzate, andate a guardare. Vi ho lasciato il link in descrizione. Dicevo, dopo i tentativi di rinvio è arrivata la mossa finale che si è rivelata un successo visto che verrà posticipata la discussione a settembre. Durante l'ultima discussione in Senato sono stati presentati oltre 1000 emendamenti. E poi dite che i politici non hanno voglia di lavorare. In breve, cos'è un emendamento? È una richiesta di modifica di alcune parti del testo di una legge, proposte che devono essere vagliate ed esaminate, risultando quindi in un lungo lavoro necessario per portare avanti o modificare la legge. Infatti, ad esempio, se qualche emendamento dovesse essere approvato, bisognerebbe ricominciare tutto da capo alla Camera. Insomma, l'idea per provare a paralizzare la legge è stata quella di sommergere la discussione di un sacco di domande di revisione. È andata più o meno così. Ora sta qui e guardami. E che non si oda grido di gioia! Liberate Pillon! No! Una cosa mai vista, è abbastanza comune. In questo caso però sono stati presentati oltre 1000 emendamenti. Tralasciando l'area mista, all'ultimo posto si piazza Italia Viva con 4 emendamentucci. Segue l'UDC, sì, esiste ancora, con 80 emendamenti. Ai piedi del podio Fratelli d'Italia con 127, medaglia d'argento per Forza Italia con 134 e rullo di tamburi. Primo posto per la Lega con 672 emendamenti! La Lega si è comunque detta pronta a ritirarli, nel caso al governo riaprissero il dialogo, segno che ci teneva davvero tanto ai suoi emendamenti. A questo punto dico io, perché non sfruttare le mie grandissime doti di copywriter per dare il mio contributo alla causa e per proporre nuovi emendamenti per la prossima discussione in Senato? Amici della Lega, ecco le mie proposte per voi. Modifichiamo la parola orientamento sessuale con la parola ricchioni, perché in fondo non abbiamo nulla contro le lesbiche, anzi sono tra le nostre categorie preferite su YouTube. Va bene, facciamo la giornata contro la discriminazione sessuale a scuola. Però il giorno dopo facciamo una giornata in cui insegniamo a sfottere gli zingari. Tanto quelli stanno sul cazzo a tutti. Propongo di aggiungere la parola culo ogni qualvolta nel testo venga utilizzata la parola boldrini. Introduciamo un black pass per chi è venuto a contatto con Pillon negli ultimi 6 mesi. Alla fine non è colpa sua se è stato contagiato. Propongo un cashback di Stato per chi riesce a mettere insieme una bella combo discriminatoria contro i negri, gay e disabili. Va bene, dai, ci arrendiamo, approviamo la legge, però la scriviamo con l'inchiostro rosa per far capire che è da checche. Inseriamo una clausola in cui chiunque può scontare la pena recitando 5 Ave Maria. Istituiamo una volta l'anno gli Adinolfer Game, in cui viene estratto a sorte un membro di ogni comunità LGBT e viene dato in sacrificio ad Adinolfi che lo divora sull'altare della patria mentre Pillon si nutre del suo sangue. Mi è uscita un po' splatter questa. E niente, queste erano le mie proposte. Se ne avete delle altre lasciamo un commentino che poi le raccolgo e magari le mando ai nostri politici. Che dire, se vi piace il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se volete supportarmi, un modo facile per farlo e gratuito è quello di scrivere un commentino. Potete fare qualsiasi cosa, che ne so, scrivete il vostro frutto preferito. E niente, alla prossima!